Quindi Marx non lo consideri proprio un materialista, bensì un idealista. Un'altra figura lo considerava così, Giovanni Gentile, lo soprannominava un idealista nato, e tu nel tuo libro tu scrivi Marx come segnalatore di un problema irrisolto che non ha smesso di perseguitarci. Quindi in che modo tu identifichi un pensiero comune tra queste due personalità? Sì, il pensiero di Marx e il pensiero di Giovanni Gentile presentano molte analogie, anche molte differenze naturalmente, ma non bisogna dimenticare il fatto che Giovanni Gentile è autore di due saggi, poi confluiti in un unico volume, intitolato La filosofia di Marx, proprio alla fine dell'Ottocento esce questo volume, che hanno un'importanza decisiva anche per la ricezione di Marx nel primo Novecento italiano. Non dimentichiamoci che se nel primo Novecento italiano Marx viene assimilato come filosofo della praxis, si pensi anche solo a Gramsci, ciò dipende esattamente dalla lettura che ne aveva prospettato Giovanni Gentile, la geniale lettura di Giovanni Gentile, che io appunto ho provato a ricostruire nel mio lavoro Idealismo e Praxi che prima si citava. Ora, la cosa interessante, per dirla in maniera telegrafica, è il fatto che per un verso Giovanni Gentile matura il proprio attualismo in, potremmo dire, coerenza con la lettura che egli prospetta di Marx. E al tempo stesso tutta la, o larga parte, anzi, del marxismo italiano del Novecento, Gramsci in primis, concepisce Marx come filosofo della praxis perché resta del tutto interno al canone gentiliano che aveva fatto di Marx un idealista della praxis. Quindi un paradosso interpretativo in cui si intrecciano a filo doppio i destini dell'attualismo e del marxismo del primo Novecento italiano. Ora, Gentile, in quel suo testo, La filosofia di Marx, dove è significativo già il titolo, in cui si mette in luce essere di Marx una filosofia, cioè essere Marx non un economista, uno storico o un puro pensatore sociologico, ecco, ma essere un filosofo Marx, essere di Marx una filosofia. Ebbene, in quel testo Gentile dice testualmente che Marx volle essere, fu e volle essere un metafisico, testualmente. Qual è il nucleo filosofico di Marx secondo Gentile? Proprio la, potremmo dire, l'idealismo della praxis, proprio la lezione dell'idealismo, nella fattispecie di Hegel e di Fichte, secondo cui tutto è praxis, tutto dipende dall'attività dello spirito. Non vi è un oggetto indipendente dal soggetto agente e tutto ciò che è esiste sempre nell'atto che lo pone. Marx come filosofo della praxis assoluta, Marx come pensatore praxistico. E dice Gentile, qui è il grande tocco interpretativo di Gentile, non può essere un materialismo della praxis. Quindi Marx non può essere materialista, perché idealismo e praxis viaggiano sempre insieme. Un materialismo della prassi è una contraddizione totale. Perché? Perché il materialismo, nella misura in cui ammette una materia data indipendente dal soggetto, nega già la prassi, sottrae quell'oggetto alla praxis umana. È solo l'idealismo, invece, che riconoscendo l'oggettività come esito della prassi, può effettivamente configurarsi come filosofia della praxis. Quindi Marx è un materialista contraddittorio, dice Gentile. In verità è un idealista in incognito, potremmo dire. Questa è la grande lettura, in estrema sintesi, che Gentile fornisce di Marx. E cosa c'entra il codice della filosofia della praxis di Marx con l'attualismo di Gentile? C'entra perché se Gentile riforma Hegel, la riforma della dialettica hegeliana, lo fa in verità, secondo l'interpretazione che ne do io, di fatto riformandola in senso marxiano. Cioè, appunto, Gentile, lettore soprattutto della scienza della logica di Hegel, tende a vedere in Hegel un pensatore ancora troppo statico, che ancora troppo poco spazio attribuisce al divenire, laddove invece è merito inconfutabile di Marx aver attribuito alla dimensione prassistica uno spazio che nessun idealista gli aveva attribuito. Quindi in qualche misura l'idea dell'essere la realtà il prodotto della praxis e quindi la necessità di riformare Hegel, che non è stato coerente con queste premesse, nasce in Gentile proprio dalla lettura feconda e profonda che lui fa di Marx. Si potrebbe dire, ma se Marx ha tanta importanza nella genesi del codice attualistico gentiliano, perché Gentile non se ne occupa più dopo il testo della filosofia di Marx? Non è vero.
Gentile se ne occupa nell'epistolario, ad esempio, se ne occupa in un testo del 1917-18 su politica e filosofia, in cui dice testualmente che soltanto due filosofie nell'intera avventura occidentale hanno attribuito la giusta rilevanza alla prassi, alla politica come prassi, e queste due filosofie sono quella di Marx e quella di Gentile stesso, cioè il materialismo storico e il codice attualistico, e poi se ne occupa, pur senza fare il nome di Marx, nel proprio testamento spirituale, lo splendido testo Genesi e struttura della società, poi interrotto dalla morte violenta a cui Gentile va incontro, in cui vi è tutto il tema dell'umanesimo del lavoro, che pur non rimandando direttamente, esplicitamente a Marx, è un grande tributo che Gentile paga alla grandezza di Marx, pensatore della praxis e del lavoro, no? Tutta l'idea che l'uomo non è solo pensiero, ma si forma lavorando, che dopo il rinascimento è necessario avviare un rinascimento del lavoro, potremmo dire. Tutta questa visione, appunto, che fa di Gentile un lettore approfondito di Marx. E chiudo dicendo che è altrettanto interessante vedere, non c'è qui lo spazio per farlo, ma nel libro l'ho fatto, almeno in parte, vedere il nesso Gentile-Gramsci. Io dico testualmente che Marx sta a Hegel come Gramsci sta a Gentile. Come Marx per tutta la vita prova a superare Hegel, rimanendo però sempre nell'alveo dell'hegelismo e quindi rimanendo un idealista, allo stesso modo Gramsci per tutta la vita, soprattutto nei quaderni del carcere, prova a superare l'attualismo di Gentile, rimanendo sempre, volens nolens, un attualista gentiliano. Cioè la sua lettura di Marx come filosofo della praxis, lo ripeto, è in verità una lettura attualista di Marx.